Notizie dall'Ucraina, il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Il cacciatore che diventa preda è successo in un'area non specificata lungo la linea del fronte ucraino, dove a sfidarsi sono stati il sistema missilistico antiaereo russo Thor e il drone di fabbricazione statunitense Switchblade 600. Il filmato, diffuso dal 14° reggimento ucraino per i sistemi antiaerei senza pilota, mostra due droni bucare le difese russe e colpire il Thor composto da sistemi missilistici terra-aria SAM mobili a corto raggio, in grado di rilevare e intercettare minacce a una distanza di circa 11-16 km. Le parole a riguardo di un portavoce del 14° reggimento ucraino. Il Thor è solitamente utilizzato per dare la caccia ai droni, ma in questo caso i ruoli si sono invertiti. Il cacciatore è diventato preda. Ogni sistema Thor, noto con il suo nome di segnalazione NATO SA-15 Gauntlet, ha un valore di circa 25 milioni di dollari. Tra i bersagli grossi delle unità per la vigilanza aerea a pilota remoto di Kiev, oltre ai Thor, i sistemi BAC, Panshir e S-400. Gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina diversi tipi di droni, dallo Switchblade, letteralmente coltello a serramanico, al Phoenix Ghost, passando per il Cyberlux K8. Azionato da un lanciatore che ha l'aspetto di un mortaio fissato al suolo, una volta lanciato, lo Switchblade apre le sue ali per muoversi verso il bersaglio, localizzato grazie al GPS. Dal peso di 6 kg, il costo si aggira attorno ai 12.000 euro per apparecchio. Questo drone sarebbe già stato utilizzato dagli Stati Uniti in Afghanistan, Iraq e Siria. La carenza di uomini al fronte. Kiev avrà altri 160.000 coscritti nell'arco dei prossimi 3 mesi. Ad annunciare la nuova campagna di mobilitazione è Oleksandr Litschenko, segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Dall'inizio del conflitto sono già stati arruolati 1.050.000 uomini. Si prevede di integrare tali forze con altri 160.000 coscritti. Questo ci consentirà di arrivare ad un organico pari all'85% delle unità militari. Si stringe il cerchio attorno a Pokrovsk, roccaforte ucraina nel Donetsk. Dopo Sielidove, i russi puntano alla città, che prima del conflitto contava 60.000 abitanti. Kiev fa sapere di preparare fortificazioni per la difesa del centro urbano. L'utilizzo nel conflitto di soldati nordcoreani al fianco dei russi ha provocato la reazione della Sud Corea. Seul ha fatto sapere di valutare la possibilità di fornire l'Ucraina dei missili Hawk di produzione americana, della gittata di 40 km, dismessi dopo l'acquisizione dei Chang'eung, di produzione sudcoreana. E per oggi è tutto. Notizie dall'Ucraina è un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione, aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.